Salve a tutti ragazzi, io sono Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Super Mario Sunshine. Oggi ragazzi siamo qua con Mario. Da tanto tempo che non registro questo gioco, anche se voi molto probabilmente avrete visto dei video abbastanza recentemente, ma li ho registrati davvero molto molto tempo fa. Questo perché ragazzi, chiaramente siamo a maggio, non ho bisogno di dirvelo, con gli impegni scolastici, dato che a maggio chiaramente le interrogazioni e i compiti soprattutto si fanno sentire davvero tanto. Vabbè, comunque ragazzi, sia compiti sia interrogazioni oppure impegni scolastici di altro genere, eccetera eccetera, davvero si fanno sentire. Poi chiaramente si sente l'aria dell'estate, quindi fuori molto probabilmente, non so, a qualche regione d'Italia magari farà un pochino più freddo, ma per esempio nella mia fa abbastanza calduccio, tranne in questi ultimi tempi che magari tocca rimettersi la felpa perché chiaramente c'è un tempo abbastanza balordo. Ma fino a qualche tempo fa, fino a qualche giorno fa ragazzi, era davvero una cosa spettacolare andare in giro anche a maniche corte. Per cui ragazzi, per questo non ho fatto molti video, diciamo che non ho avuto molta voglia, ho preferito uscire con gli amici o semplicemente fare altre cose. Comunque, al di là di questo, al di là degli impegni scolastici, ho registrato davvero poco. Per cui, ragazzi, allora vi dico subito delle cose. Il 10 giugno, come molti di voi saprete, chiaramente perché siete degli adolescenti, cioè chi mi segue è molto probabilmente un adolescente, un ragazzo, per cui saprà molto probabilmente che il 10 di giugno finisce la scuola. Potrò dedicarmi quest'estate molto di più a voi. Infatti, ragazzi, farò davvero molti video sia di Super Mario Sunshine e di altre serie, insomma, che poi inizierò. E vi volevo dire che comunque il 27 di giugno andrò al mare con gli amici. E quindi, ragazzi, starò una settimana fuori fino al 3, infatti, di luglio. Non mi vedrete. E niente, vi volevo dire solo questo. Adesso basta perderci in chiacchiere. Iniziamo subito appunto a giocare. Vediamo un pochino che mondo faremo oggi. Vediamo un pochino poco. Allora, da tantissimo tempo che non registro questo gioco, appunto, come vi ho detto, e volevo fare un attimino questi colletti ariosi, perché mi garbano abbastanza. Anzi, prima volevo andare dei procioni, perché non mi ricordo se ho riscosso il sole custode. Vediamo un po', 10 monete blu. Potete darti sole custode per quelle monete. Che ne dici di uno? Affare fatto? Certo che sì. Perfetta, guarda, non si effettua, non cambia. Allora, affare qua, fatto, sì. Ok ragazzi, abbiamo preso un sole custode a Delfinia con i procioni. Perfetto, splendido, splendidone, splendidino. Salviamo e continuiamo ragazzi. Abbiamo preso un sole custode così velocissimo, il 16esimo. Adesso dovremo andare nei colli ariosi. Non nei colli ariosi, nel porto giocondo. Scusate, mi confondo tutte queste aree. Però mi raccomando, devi muoverti. Che cazzo, ma non mi poteva semplicemente far rimanere lì. Vabbè, non importa, ok. Andiamo qui dentro e vediamo un pochino cosa si aspetta oggi. Cosa ci aspetta oggi. Porto giocondo, il mistero della Torre Gioconda. Chiaramente si riferisce al famosissimo quadro di Leonardo da Vinci. Per chi non lo conoscesse, va su YouTube oppure si spari. YouTube, proprio YouTube, insomma, si trova tutto. Va bene, comunque, non importa. Allora, il mistero di Porta Giocondo, della Porta Gioconda. Chiaramente ve lo ridico per la 700ª volta. Quando vediamo in un mondo la scritta il mistero, quando vediamo anzi in un livello la scritta il mistero di, vuol dire solo una cosa: vuol dire che bisogna entrare in una porta, in una grotta, in qualsiasi posto che abbia un buco. Lo so che state pensando male, ragazzi. Madonnina, ma siete giovani ancora. Comunque, a parte scherzi, bisogna entrare da qualche parte perché ci sarà un livello vintage senza lo Splat 3000. Quindi, ragazzi, allora vorrei andare qui perché mi sembra che è qui, ragazzi. Almeno da quanto ho visto prima, dovrebbe essere qui. Ok, vediamo un pochino se riesco a raggiungere questa piattaforma. Intanto, prendiamo anche, porca puttana, Lezza su di Shamayala. Mi sta finendo già l'acqua, ragazzi. Una cosa inconcepibile. Perfetto, ragazzi. Allora, tramite l'Underground Passage andiamo fino a qui, poi ci arrampichiamo qui magari, vediamo un pochino cosa possiamo fare da qui. Allora, per arrampicarci lì, perché è un pochino difficile in effetti, sì. Però, allora, vediamo qui cosa possiamo fare. Sì, forse ci arriviamo facendo così. Ok, no, non mi devi prendere per il culo in questo modo però. Ok, perfetto, allora siamo qui sopra. Tutto ciò che dovremo fare ora è arrampicarci su questo tetto. Qui potremmo anche prendere, anzi no, vabbè, abbiamo poca acqua, lo prendiamo la volta prossima. Ok, allora dovremo entrare in quel buchettino lì sopra. Vediamo un pochino se ci arriviamo, dato che abbiamo davvero pochissima acqua. Comunque, allora potremmo fare così. Qui c'è tra l'altro un potenziamento, una delle versioni dello spruzzoplano che, anzi dello Splat 3000, che non possiamo ancora prendere, dato che è un ologramma, come ci ha spiegato ora. Abbiamo preso tra l'altro una moneta bellissimo, buonissimo.
Ok, facciamo così ed arriviamo qui. Dovremmo entrare, ragazzi, dentro questa porta. Quindi, per fortuna, ragazzi, proprio al limite dell'acqua, però ce l'abbiamo fatta. Ok, vediamo un altro livello dello Splack, senza Splack, anzi, un altro livello vintage. Allora, sì, me lo ricordo perché questo l'ho fatto. Allora, in quest'area ci sono due app. Cercate di prenderli, ragazzi, perché nel caso moriate è molto più semplice, appunto, rifare il livello, eccetera, eccetera. Insomma, queste cose le sapete benissimo. Questi rulli sono un pochino difficili, però alla fine niente di che. Dovete magari aspettare il momento giusto, state molto attenti, prendetevela davvero comoda. Wow, che potenza. Ok, quando in questo modo dovete fare per forza così, saltate, saltate. Non è niente di così difficile, ragazzi. Niente di così difficile. Allora, qui fate il salto a parete, ragazzi, ve lo consiglio al 100%, e prendete l'app. Chiaramente se ci centrate è un pochino meglio. Allora, facciamo così, tac. E salta a parete del cazzo, no? Dai, prendi questo cavolo di app. Oggi non vuole prendere l'app, è intollerante all'app. Io ho l'impressione che casco di sotto per fare questa manovra. Perfetto, ragazzi, alla fine l'abbiamo preso. Ok, allora, qui chiaramente un pochino più difficile, dovete stare un pochino più attenti. Vi consiglio di mantenere una visuale, ecco, infatti. Oh, che culo, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Allora, dovete chiaramente aspettare l'altro ingranaggio che vada verso di noi, anche se non credo che va verso di noi, è noi che dobbiamo andare verso di lui, comunque va bene. Dovete fare così, state molto attenti qui, porca puttana, e non ce l'abbiamo fatta. Per fortuna che abbiamo preso l'app comunque, ecco. È sempre consigliabile infatti prenderlo, come avevo detto, perché qui è abbastanza difficile cadere, è abbastanza facile, scusate, cadere. Ok, allora, ricominciamo. State attenti qui, aspettate il momento giusto, saltate, ok, perfetto. Anche se non fate salti è uguale, ragazzi, è la stessa cosa, identica cosa. Ok, siamo in questo ingranaggio, nel secondo dovrebbe essere. Qui saltate senza paura, ok, ci siamo. Perfetto, allora, questo ragazzi è un pochino più difficile, dovete fare così. Puoi saltare subito, senza assolutamente avere paura. Ok, saltate di qua, aspettate che ci sia. Ok, cazzo, dai che ci siamo, ok. Potete provare a prendere anche quell'altro app, non è niente di così difficile. State attenti qui, lo so che vi gira un po' la testa, ragazzi, gira anche a me. In effetti non mi gira solo la testa. Che battutona, perfetto, allora andiamo qua. Poi, questo è un pochino più grosso degli altri, quindi dovete stare più attenti, dovete precederlo. Perfetto, dai che ci siamo. Saltiamo qua, ok. Dai che ce la possiamo fare. Evviva! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. La prima volta che l'ho fatto ci sono morto molte più volte. Per cui, ragazzi, devo dire che un pochino è difficile, però quando vi ci abituate, alla fine è una cazzata mega galattica, perché il pezzo dell'ingranaggio è quello un pochino più difficile, poi il resto è davvero una puttanata gigante. Ok, allora, abbiamo preso anche il Sole Custode e il Porto Giocondo, il 17esimo, se non mi sbaglio, perché prima avevamo preso il 16esimo, sì. Quindi allora abbiamo ripienato l'acqua, anche anzi ci ha ripienato l'acqua automaticamente. Allora proviamo ad andare, vediamo un pochino dove possiamo andare. Andiamo a Girasollandia, vai, perché mi manca Girasollandia. Andiamo lì. Ed ok, allora andiamo su per questo cannone e puntare fuoco. Yes it is, bitches. Ok, Girasole in pericolo. Vediamo un po' cosa dovremo fare in questo livello, anche se molto probabilmente l'ho già fatto, quindi vi so spiegare abbastanza bene. Allora, come vediamo, abbiamo dei girasoli che sono in pericolo, dato che stanno morendo, come vedete sono tutti appassiti. E ci sono delle uova di Yoshi, ragazzi. Eh sì, perché in questo gioco, non so se lo sapete di già, ma c'è anche Yoshi. Esatto, ragazzi, c'è anche Yoshi. Per cui, cosa dovremo fare con queste uova? Allora, non dovremo fare gli schianti a terra e tutte queste puttanate. Ma allora, qui intanto c'è un cesto, qualcosa del genere. Che cazzo è? Perché non lo possiamo prendere? Non ne ho la minima idea. Qui non lo possiamo nemmeno spostare. Ok, perfetto. Allora, come vedete, appunto, i girasoli stanno morendo. Le possiamo anche parlare, credo. No? Prima ho visto la spunta, non lo so. Ecco, vaffanculo. Sì, li potremo parlare, almeno credo. Beh, non importa, ok. Allora, cosa dovremmo fare? Li dovremmo spruzzare dell'acqua. Come vedete, si alzeranno delle tartarughe giganti. E poi dovete a regola. Che cazzo dobbiamo fare qui? Ah, ok, dovete aspettare che appunto si ribaltino. Dovete farle ribaltare appunto sulla sabbia, come vedete. Adesso vediamo un pochino dove cazzo va questa cretina. Vieni qua. Oh, Troia, vieni qua. Come vedete, dovete farvi seguire da questa tartarugozza.
Dovete stare fermi in un punto, come vedete lei farà uno schianto a terra e si conficcherà nella sabbia, proprio per questo lo potete fare solo nella sabbia questo lavoro, ok? E nasceranno altri girasoli. Dovete fare la stessa cosa con tutte le uova, come vedete ad ogni guscio che abbiamo distrutto appunto nascerà un altro girasole. Dovete fare appunto la stessa cosa con tutte le uova, vi stavo dicendo, e successivamente niente, il gioco è fatto. Ve lo faccio rivedere un'altra volta, mi raccomando solo nella sabbia, aspettate, spostatevi, saltateli sopra, schianta a terra, fine. È estremamente facile, ragazzi, quindi non vi farò vedere tutto l'intero processo, dato che è sin troppo facile, e quindi aspettiamo che tutti i girasoli siano cresciuti. Voi potete fare tranquillamente così, aspettate qui nella sabbia. Aia, cazzo, non ci voleva questa. Dai, porca puttana, non mi mangiare però, Ok. E schiantozzo a terra. E anche questa tartaruga l'abbiamo distrutta. Questo livello, ragazzi, è davvero da novellini, è davvero da dilettanti, è estremamente facile, ma davvero estremamente facile, ragazzi. Quindi non c'è nemmeno quasi il bisogno di fare il gameplay, il commentary, eccetera, eccetera, perché è una stronzata davvero pazzesca, che più stronzata di questa non si è mai vista. Per cui, allora, vieni da me, cretina. Per farla venire, ragazzi, addosso a me, appunto, dovete avvicinarvi alla tartaruga, appunto, altrimenti non ce la farete. State attenti, questa è un pochino più bastarda, è un pochino più grossa delle altre. Saltate di sopra, schiantozzo a terra. Comunque, anche se è più grossa, richiederà solamente uno schianto per abbatterla. Anche l'ultimo girasole, anche il più grosso, appunto, si è ripristinato e ci darà un sole custode. Puttanata in mano, ragazzi, eh? Non esiste più puttanata di questo. Cioè, davvero, un livello più facile di questo non esiste. Per cui, allora, prendiamo il sole custode. Splendido, 18° sole custode, ragazzi. Abbiamo preso 3 in un batter d'occhio. A parte, vabbè, il primo, insomma, vabbè, uguale. Però, salva e continua. Come vedete, ragazzi, appena fatto questo livello, spunterà un Mario Ombra con il guscio di Yoshi, con l'uovo di Yoshi. E l'inquadratura, appunto, nell'ananas, che è sopra un tetto di un palazzo. Non si sa ancora perché, comunque ve lo spiegherò davvero a brevissimo. Ok, allora andiamo a sottrarre il guscio di Yoshi a Mario Ombra, perché lui non se lo merita. Chiaramente noi siamo i padroni di Yoshi. Quindi quel bastardotto è lì, dovremo spruzzare chiaramente l'acqua, almeno credo. Ok, facciamo così, tac 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 tac, rispruzziamo l'acqua mentre siamo in movimento. Li possiamo ricaricare qui, insomma, lo sapete benissimo come funziona. Rallentiamo un pochino perché altrimenti non lo colpiamo. Dai, cazzo. Wow, che trick shot. E comunque lo so fare anch'io, cretino. Dove sei? Eccolo, eccolo, bastardo. Come cazzo ha fatto ad arrivare fin lì? Beh, è proprio bravo lui, Ok, ciao ciao, mi sa che muori davvero a breve. Fa anche il triplo salto per far vedere tutte le sue skill, ma chiaramente non le uccidiamo. Oh no, anche io volevo scegliere su uno Yoshi, madonna. Ok, allora, come vedete, questo uovo di Yoshi ha bisogno delle banane per crescere. Per cui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a procurare delle banane, per forza. Chiaramente ogni uovo di Yoshi che troverete al giro avrà bisogno di un frutto diverso per potersi schiudere. E chiaramente in quel modo potete cavalcare uno Yoshi, altrimenti non potrete. Ok, allora andiamo a prendere una banana. Mi sa che le vedo lì in quella fontana, vediamo un po'. Ah, non sono banane, perfetto. Ok, abbiamo fatto davvero un guadagno del cazzo. Comunque, allora, vediamo un pochino dove possiamo trovare delle banane. Banane, forse al mercato della città. Molto probabilmente sì, infatti, eccole. Vi servirà chiaramente qualche volta qualche frutto per aprire le uova di Yoshi. Le potete trovare tranquillamente nel mercato. Le rubiamo, letteralmente, ragazzi, perché è proprio fatta apposta per rubare questo mercato, davvero, manco fossero dei cinesi. Ok, e le diamo a Yoshi. Come vedete, l'uovo si schiuderà e ora Yoshi è nostro amico. Premi B per farlo mangiare, salva e continua. Invece che l'acqua, Yoshi sparerà il succo dalla bocca, infatti è un succo, e potremo fargli mangiare i frutti, per esempio l'ananas, e come vedete se li facciamo mangiare diversi tipi di frutti diventerà totalmente di un altro colore. Le particolarità di Yoshi è che può fare un salto davvero mega galattico, il salto caricato come lo chiamo io. Può mangiare il peperoncino per esempio per diventare rosso, eccetera, eccetera. Può mangiare il mango per diventare giallo, arancione, insomma, è inutile che ve lo sto a spiegare. Ok, allora vi faccio vedere a cosa serve quell'ananas gigante, appunto, sopra il tetto. Dato che Yoshi chiaramente può mangiare tutti i frutti, può mangiarsi anche quest'ananas gigantollo. Per cui, ragazzi, allora cerchiamo di ingerirlo. Chiaramente allunghiamo la nostra lingua. Sì, me lo fa fare. Ok, wow, fantastic. L'ha mangiato in un colpo. E adesso ci entriamo. Entriamo nel tubo e vediamo un pochino cosa succede. Cosa succederà mai? Questo, ragazzi, è un altro mondo. Sabbie rosse, tempesta di mante.
Perfetto ragazzi, sì, un altro mondo, un altro mondo, un altro mondo. Il quinto mondo mi sembra che sblocchiamo. Attenzione, qui la registrazione si è bloccata per un bug. Ripeterò il livello la prossima volta.